Ciao a tutti ragazzi, oggi nuovo video di cultura giapponese. Allora, prima di tutto lasciamo un mi piace perché oggi parleremo di un argomento alquanto importante. Se siete degli stranieri che magari sono andati in Giappone, molto probabilmente avrete sentito dei giapponesi farvi dei complimenti, magari dei complimenti che non avete mai avuto occasione di sentire in Italia. Come per esempio il fatto che avete una testa molto piccola, degli occhi molto grandi, un naso molto alto, delle labbra molto carnose. Le labbra carnose, che tanti mi chiedono se le ho rifatte e non è così, in Giappone non sono simbolo di bellezza. Soprattutto le ragazze preferiscono decisamente avere le labbra sottili. Non vogliono la bocca da taco. Anche nei disegni magari avrete visto dei personaggi brutti con dei labbroni molto carnosi. Quindi di solito non è simbolo di sessoso, diciamo. A parte in JoJo, che invece lì puntano più su un canone di bellezza magari straniero e allora disegnano le labbra particolarmente carnose. In ogni caso, oggi risponderemo alla domanda perché ci sono degli stranieri medio cessi o proprio cessi con delle gnocche di bambù da paura. Le ragioni possono essere molteplici, direte voi. Magari i canoni di bellezza sono diversi. Come vi ho detto prima, le labbra carnose, ma ce ne sono altri. Per esempio, che ne so, magari un ragazzo bianco come il latte, e soprattutto le ragazze, anzi ancora di più, magari delle ragazze bianche cadaveriche, non è che sono particolarmente felici della loro carnagione e appena arriva l'estate non vedono l'ora di andare a mettersi in bikini per abbronzarsi, mentre in Giappone fanno l'opposto. Ci sono delle ragazze che magari hanno la pelle un po' scura che l'estate hanno il terrore di abbronzarsi e vanno in giro in queste condizioni. E poi ci sono dei punti fermi sull'ideale di bellezza giapponese che coincidono con l'ideale di bellezza occidentale. Vi faccio un esempio: avere la testa piccola, come vi ho detto prima, in realtà, se noi ci pensiamo, anche in Italia si dice, no, che la testa deve starci 7 volte nel corpo, giusto per avere le misure perfette. Però non credo che nessun italiano vi abbia mai detto: oh, che carina, hai proprio la testa piccola. Cioè, mi sembrerebbe quasi un insulto se un italiano mi dice che ho la testa piccola. Cosa vuoi dire? Per esempio, le gambe lunghe o il naso alto, soprattutto il naso alto, che in Giappone apprezzano un pochino tutti i tipi di nasi a patto che siano alti. Il mio naso è particolarmente alto, non sono mai stato un grande fan del mio naso in Italia, però da quando sono in Giappone mi hanno talmente fatto tanti complimenti sul mio naso che non mi fa impazzire, però me lo sono fatto andare bene. Al di là della bellezza, in Giappone comunque il mettersi con uno straniero è anche un livello di status, perché se tu ti vai a mettere con uno straniero, non lo so, hai quell'immaginario più esotico, un pochino più glamour. Questo funziona anche in Italia. Per esempio, ti immaginate la tipa che dice: ah, il mio fidanzato è di New York, oh, il mio fidanzato è volato stamattina da Londra. Un filino c'ha quell'immaginario un po' di internazionale che crea un po' questo status per alcune ragazze e ragazzi che magari si mettono con uno straniero, e questo incide anche sulla scelta di un partner. E su questo vi posso dire una serie comunque di stereotipi. C'è una specie di pregiudizio comunque se tu dici, che ne so, c'è il fidanzato americano, che poi americano è un paese talmente enorme, potrebbe essere di qualsiasi etnia, di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi zona dell'America. Tuttavia nella mente ci abbiamo una specie di idea di come sarebbe un ragazzo americano, e a maggior ragione comunque i giapponesi si prestano ancora di più a essere descritti in maniera semplicistica, soprattutto dall'occidente, magari dagli europei o dagli americani, forse perché è un paese così lontano di cui si sapeva molto poco. I giapponesi sono freddi, i giapponesi non sono bravi a letto, i giapponesi lavorano sempre. Però la cosa interessante sarebbe prendere questi magari pregiudizi o questi stereotipi che abbiamo del Giappone, ma in realtà di qualsiasi paese, e applicarli proprio anche al nostro paese. Magari ci accorgiamo che cose apparentemente così strane per noi non lo sono realmente, in realtà succedono anche nel nostro paese. Però, capito, se voi descrivete una cosa e siete parte di quel gruppo, la descriverete in un certo modo. Se invece voi non ne fate parte, descriverete quello che vedrete, però non necessariamente è vero. Vi faccio un esempio: c'è un noto presunto farmacista che ha descritto una reazione dei giapponesi in un certo modo, e io, conoscendo i giapponesi, essendoci dentro, vi assicuro che quella reazione che lui pensava di aver visto, ammesso che non abbia detto bugie per altri motivi, non lo so, quella sua descrizione era, per dirlo in modo gentile, superficiale. Quando voi non conoscete una cosa, non avete i parametri per poterla giudicare in un certo modo. Noi che siamo italiani e siamo abituati a vedere gli italiani, sappiamo fare un ranking e possiamo dire: oh, questo un ragazzo bello, questo è un ragazzo brutto, perché siamo più abituati a vederli, quindi abbiamo una concezione
della bellezza sia fisica, ma in realtà non solo fisica, perché comunque la bellezza non si tratta solo dell'aspetto fisico, ma di una serie di cose, magari come uno si esprime, come uno si veste, capito? Il punto è che se venite da paesi diversi, magari un certo look viene percepito in un altro modo rispetto che in Giappone. In Italia, se tu già ti colori i capelli in un certo modo, fa strano. Anche in Giappone, per carità, però è la stessa classificazione, se volete, da certi punti di vista, secondo me è una cosa forse più occidentale. Per esempio, se un ragazzo magari è carino ma non bellissimo e va molto bene a scuola, in Giappone è visto come figo. In Italia probabilmente se uno non è bellissimo però si applica tantissimo a scuola, magari è visto come un secchione e viene quasi deriso. Quindi capite, c'è una grossa differenza. Questo è un discorso talmente complicato che sembra magari una cosa così banale, però in realtà è un discorso molto più complesso, molto più antropologico, se volete, che riguarda comunque le culture dei vari paesi e ti permette di fare agganci con tutte le sfere sociali che sto vivendo sia in Giappone e comunque che ho avuto la possibilità di vivere anche in Italia e che io ho potuto vivere in Giappone come straniero. La bellezza è comunque molto legata alla cultura di un paese. La concezione di cosa una determinata cultura percepisce come bello magari è vera, ma è vera solo per quel paese in un determinato momento storico, perché comunque se noi guardiamo anche la storia della bellezza anche europea, il canone di bellezza è cambiato tantissimo. E quello che voglio dirvi è che comunque, anche se capita magari di vedere questo ragazzo che magari per noi non è considerato bellissimo, con una ragazza bellissima giapponese, o magari la giapponese di turno che magari per gli italiani è molto bella però per i giapponesi non lo è, per esempio Lucy Liu per comunque molti europei e molti occidentali è considerata bellissima, mentre per molti giapponesi sono sicuro che non è assolutamente il canone di bellezza asiatica. Tendiamo sempre a giudicare in modo troppo, se volete, impulsivo, però non ci rendiamo conto che comunque questo scambio di culture è una cosa estremamente bella e che comunque ci mette alla prova e ci fa magari rivalutare alcune nostre certezze, magari una cosa che noi consideriamo magari non attraente per un altro paese magari lo può essere. E questo perché alla fine della fiera la bellezza è soggettiva. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Prima che finisca questo video vorrei chiedervi gentilmente se mi andate a seguire sul mio Spotify, perché adesso caricherò molte più canzoni, c'ho pronto un nuovo album, quindi mi raccomando andatemi a seguire su Spotify, vi metto il link in descrizione nel primo commento, andatevi a ascoltare una canzone e magari scrivetemi qui sotto qual è la vostra canzone preferita. Ciao! Aspetta, ma adesso vedi che non mi prende più? Devo ogni volta fare così per colpa tua. Campai! È sempre colpa mia, secondo me lo tieni per così lo puoi dire all'infinito. Sashimi de tetto ni 3点ぐらい Oggi il ristorante c'è semiaperto, è solo per pochi intimi perché si sa comunque c'è il corona nell'aria. Guardate che meraviglia ragazzi, non sembra buonissimo. È un peccato perché io vorrei zoomare qui e poi fare il video, ma non posso più farlo perché qualcuno mi ha rotto la camera. Ragazzi, adoro la cucina giapponese. Era tipo verso Natale, io e la mia famiglia abbiamo mangiato sti savoiardi sul poggiolo e poi ci siamo accorti che erano pieni di vermetti. E poi mia mamma si è lamentata col negozio perché fa cavolo, l'abbiamo presi ieri, erano pieni di vermi, e si è messa a ridere la tipa del negozio. Ma no, davvero? Io dico, ma sei stronza. Questo è l'anchimon, che sarebbe il fegato della rana saltatrice. Pescatrice. Ah, va bene. In ogni caso, per chi non lo sapesse, la rana pescatrice non è una rana. Prendiamo un po' di sake. Assaggiamolo. Kanpai. Ever ending story. Never. Ever ending or never ending story. Ancora sake, ragazzi. Volevo dire che da quando mi ha addestrato la mia amica Federica, adesso sto facendo addominali e sto aspettando in diretta il discorso della governatrice di Tokyo. Vi tengo aggiornati. Questo è Leverett Plank. Ragazzi, probabilmente sta per passare l'imperatore.
Guarda com'è arrabbiato questo poliziotto. E chi è? Chi è? Lui? Ah, guarda che fanno anche l'applauso. Sì, sì, secondo me è l'imperatore. Ah, ci sono anche le TV, eh? Ci sono anche le TV. Sì, era l'imperatore. Era l'imperatore? Io volevo... Cazzo, volevo presentarmi.